La salvezza aritmetica ora è solo una mera questione di numeri. I playoff dicono che i numeri non sono una mera questione. Vastese contro Cinzalbalonga. Con l'Aragona squalificato si gioca sul campo neutro del Mariani Pavone di Pineto, stadio che coincide con l'ultima vittoria della Vastese proprio contro il Pineto lo scorso 26 maggio. 10 punti di differenza tra le due squadre che descrivono umori contrastanti, la tranquillità di chi sa di essere già salvo contro la tenacia, di chi vuole alimentare un fuoco ancora acceso. D'Addario conferma il solito 3-5-2 davanti spazio al duo Mammona Martiniello, che appare invece deve rinunciare per squalifica al capocannoniere Cardella e sceglie Cardillo al fianco di D'Agostino. Nemmeno 120 secondi la Vastese passa in vantaggio sugli sviluppi di una punizione calciata da Obodo. Diallo ripropone in mezzo con Diarra, bravo ad inserirsi, che sigla l'1-0. Quarta rete stagionale per il centrocampista classe 99. La risposta del Cinza arriva al nono con un tiro di D'Agostino che però si spegne sul fondo. La difesa laziale non riesce a contenere un arrestabile Mammona che aumenta i giri del suo motore al 16esimo, crea l'occasione del raddoppio. La palla arriva da Dino Barbarossa che controlla, apre il piattone e la spedisce sul secondo palo dove Santilli non può arrivare. Al 24esimo l'Albalonga prova a rientrare in partita. Il doppio scambio nello stretto tra Cardillo e Panaioli libera il numero 11 al tiro, ma Di Rienzio ci mette la manona e con l'aiuto del palo salva il risultato. 26esimo ancora Danilo Barbarossa ad andare al tiro, ma questa volta la mira non è quella giusta. Al 28esimo il Cinza conquista una punizione da posizione pericolosa. Alla battuta va D'Agostino che lascia partire una traiettoria imprendibile per il portiere, ma centra il palo. Al 38esimo Diarra si esibisce in un box to box, una volta al limite carica il destro che finisce alto di pochissimo. La Vastese si chiude, riparte in contropiede e al 44esimo Mammona apre per Martiniello che controlla e calcia dritto all'angolino basso, mandando i compagni dritti negli spogliatoi sul 3-0. All'intervallo Chiappara non soddisfatto cambia pedine e modulo, scelte che fin da subito gli daranno ragione. Al 47esimo D'Agostino dialoga con Cardillo, scarica un destro che non lascia scampo a Di Rienzio e gara che si riapre. Il Cinza ora a fare la partita e a creare maggiori pericoli. Al 50esimo Pace fa tutto bene ma non riesce a concludere. Al 59esimo Alessandro Barbarossa si porta la palla sul destro ma non inquadra lo specchio. Un minuto dopo a provarci Cardillo che elude due difensori e calcia dal limite con il pallone fuori di poco. Vastese che pensa a difendere il risultato che torna a creare pericoli solo al 73esimo quando Mammona crea spazio in area ma il suo tiro non prende velocità e Santilli blocca. All'87esimo Angelilli sfonda a destra, crossa per D'Agostino, colpo di testa e palla al lato. L'ultima occasione del match è la girata di Divico che ammalia i suoi compagni. Finisce così un 3-1 che rallenta le ambizioni playoff del Cinza e che regala una certezza in più alla Vastese. Le differenze motivazionali non hanno fatto da bussola ai ragazzi di Chiappara, ma hanno rafforzato la tranquillità di una Vastese già salva, ma che ha dimostrato che la consapevolezza a volte è più di un'attitudine, è una scelta. Abbiamo avuto 4 palle gol, ne abbiamo fatte 3. E loro hanno avuto una palla gol. Diciamo che siamo stati bravi e fortunati al primo tempo. Il secondo tempo poi abbiamo speso anche tanto al primo, molto caldo, e ci siamo un po' adeguati e adattati. C'è stata quella riapertura con quel gol, altrimenti insomma qualche traversone, qualche mezza palla, insomma, dove sinceramente insomma andare sul 3-0 diventa poi difficile cambiare la partita, soprattutto con questo caldo da parte degli avversari, contro una squadra che è un'ottima squadra, che sta facendo molto bene, è la terza forza del campionato, e quindi noi siamo contenti anche per questo, perché devo dire che ho dei ragazzi molto seri, molto applicati. Trovare le motivazioni da parte mia e quindi darle a loro diventa difficile, però devo dire che hanno risposto. Le partite che abbiamo perso precedentemente sono state frutto di situazioni che si sono venute a creare e abbiamo risposto relativamente bene. Oggi abbiamo perso una partita per l'approccio che abbiamo avuto meritatamente, perché siamo arrivati a giocare questo impegno che sapevamo difficile, perché nessuno ti regala niente, e abbiamo approcciato malissimo la partita e noi non ce lo possiamo permettere, perché diventiamo una squadra normale. Noi abbiamo costruito una nostra identità e la nostra classifica basandoci sull'identità di gioco e con umiltà e con dei concetti, dei principi ben chiari.
e oggi invece abbiamo cominciato la partita regalando veramente tre gol in tre azioni dove sicuramente dovevamo fare meglio. Poi dopo per forza di cose abbiamo reagito, siamo stati sfortunati, ma niente avviene per caso e quando purtroppo approcci male, per quante poi puoi essere sfortunato, io credo poco alla sfortuna, e non riesci neanche a fare gol, perché se non sei concentrato, non sei determinato, la partita non la puoi riprendere.